L'inflazione stringe. Dopo la Banca Centrale Europea, anche la Federal Reserve aumenterà il costo del denaro, ma la congiuntura rallenta. Cosa fare in borsa? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, la seconda carta è una carta verde, così come la prima, è una carta long, indici americani, ma in questo caso, a differenza di Luca, io vado sull'S&P 500. Vado sull'S&P 500 perché? Perché comunque nelle ultime sessioni ho visto una forza relativa in aumento, nuovamente in aumento per i titoli value a favore dei growth, e quindi se devo andare al rialzo preferisco cercarlo su un indice, un paniere composto appunto da titoli di questo tipo, e quindi il buy è un buy limit in questo caso. Chiaramente molto dipenderà da quello che vedremo domani sul fronte Fed, però comunque ritengo che in questo momento l'azionario americano sia un pochino messo meglio sia lato tecnico che lato fondamentale a livello rispetto agli omologhi europei. Per questa ragione, a fronte di una nuova correzione, qualora dovessimo vedere il mercato andare a ritestare quota 3850, su questo livello si attiverebbe il nostro ordine buy limit, lo stop è a quota 3780 e il target è a 3950 punti. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.